Buongiorno a tutti, è Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. La notizia del giorno ce la fornisce il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier. Il Covid-19 sarebbe il frutto di un incidente industriale, una fuga, insomma, qualcosa di imprevisto che sarebbe avvenuto in uno dei laboratori cinesi, si parla di Wuhan, mentre un gruppo di ricercatori, non solo cinesi, stava sperimentando probabilmente un vaccino contro la AIDS. La teoria del pipistrello declina ormai palesemente, mentre tutti i media mainstream ormai cambiano bandiera e sponsorizzano la tesi dell'incidente di laboratorio. Cominciando la campagna di accuse contro la Cina. È prevedibile che Pechino sarà ora messa sul banco degli imputati come la responsabile di tutta questa serie di tragedie che sta sconvolgendo il mondo. Montagnier aggiunge, e con questo un po' ci tranquillizza, che la natura non accetta però manipolazioni molecolari e elimina da sola gli intrusi. Quindi le cose si aggiusteranno col tempo, dice, solo che questo aggiustamento purtroppo avverrà dopo molti morti, e sappiamo quanti sono fino ad ora, perché quello che sta accadendo in Italia, negli Stati Uniti, in Europa, nel mondo, è una ecatombe. Si stanno facendo i conti con i morti già seppelliti, con quelli che si continuerà a seppellire nelle prossime settimane, e con una recessione mondiale senza precedenti. Basti pensare solamente che dal 15 aprile, dal marzo anzi, al 15 aprile, la Federal Reserve ha creato dal nulla 17.700 miliardi di dollari. 1,77 trilioni in soli 4 mesi, quanto è stato ritenuto necessario per tenere insieme il sistema finanziario del dollaro e sostanzialmente del mondo intero. E mentre l'economia americana registra livelli senza precedenti di debito pubblico e privato, e con tutta probabilità questo è solo il prologo. Noi stessi, noi italiani, siamo alla vigilia di un dopo coronavirus di cui ancora sappiamo molto poco. Avremo bisogno anche noi di una alluvione di liquidità che ancora non è chiaro come avverrà, e non è neanche possibile ipotizzare se avverrà, mentre noi ne abbiamo bisogno. Oggi, per esempio, in America si contano già 22 milioni di posti di lavoro perduti, mentre il picco del coronavirus per loro non è neanche ancora all'orizzonte. Ci si attende dunque nei prossimi mesi, da qui alla fine dell'anno, un calo drammatico internazionale, mondiale, della produzione industriale. E si attende anche che i posti di lavoro che si perderanno saranno ancora di più dappertutto. Quindi quelli che un tempo erano i mercati della globalizzazione non sono più all'orizzonte. Lo stato privilegiato del dollaro come moneta mondiale non potrà che uscirne lesionato, mentre la Cina sembra, paradossalmente, uscire vincitrice dal confronto con il virus, con un mercato interno di 1,3 miliardi di persone, cioè più grande dell'intero Occidente, Stati Uniti, Europa, Canada, Australia, tutto l'Occidente non vale come mercato quanto la Cina. Quindi assisteremo a un cambio radicale dei rapporti internazionali. E il quadro davvero inquietante che si presenta ai nostri occhi per la seconda fase è condito, se si può dire così, con l'ipotesi che la guerra ibrida, anche alla luce delle dichiarazioni di Montagnier, non è un'invenzione, è possibile, era previsto, e adesso possiamo dire con certezza che è possibile che questo strumento della guerra biologica, batteriologica,
venga messo in atto. Quindi la sicurezza del mondo è oggi assai meno solida di quanto non fosse prima, e dovremmo cominciare a pensare che la guerra potrebbe anche non essere soltanto atomica, per quanto mostruoso sia questo pensiero. Raramente, io credo, dalla seconda guerra mondiale ad oggi, lo stato dei rapporti internazionali è stato così incerto e denso di interrogativi irrisolti. Sarebbe il momento, per esempio, di una qualche concordia mondiale, ma tutti purtroppo pensano al proprio particolare, e questo è un mondo troppo pieno di diversificazioni, di conflitti, di differenze di reddito e di ricchezza per poter pensare che prevalga l'idea di una concordia. L'Europa è del resto in testa a questa gara di egoismi e non pare proprio che sia dall'Europa che possa venire una scintilla di lungimiranza. Nelle notizie di Pandora di oggi vi offriamo un panorama piccolo ma significativo di questa situazione. Di meglio non c'è e non possiamo inventare. L'unica cosa saggia da fare è per tutti svegliarsi. Giulietto Chiesa per pandoratv.it. Il professore Luc Montagnier, vincitore del premio Nobel 2008 per la medicina, afferma che SARS-CoV-2, l'odierno coronavirus, è un virus manipolato che è stato rilasciato accidentalmente da un laboratorio di Wuhan, in Cina. I ricercatori cinesi avrebbero fatto ricerca per sviluppare un vaccino contro l'AIDS partendo dal coronavirus. Frammenti di DNA dell'HIV del genoma SARS-CoV-2 sono stati evidenziati nel Covid-19. Qualcosa sarebbe andato storto e in qualche modo il virus manipolato sarebbe uscito dal laboratorio alla fine del 2019. Abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus dell'RNA, dice Montagnier, precisando di non essere il solo ad aver seguito questa pista. I ricercatori indiani, infatti, avevano già raggiunto le stesse conclusioni, dimostrando che le sequenze del Covid-19 contengono sequenze del virus HIV, ma al momento della pubblicazione dei loro dati furono costretti a ritirare la loro pubblicazione. Da dove siano giunte le pressioni non viene rivelato. Ma fu evidente fin dall'inizio della pandemia che il mainstream era stato istruito a bollare come eretiche e antiscientifiche tutte le ipotesi diverse dal pipistrello. Solo negli ultimi giorni hanno cominciato ad apparire, anche nel mainstream, ipotesi che rimandano a un virus ingegnerizzato come origine del disastro. Perfino Rai News ha osato l'impensabile, ma solo dopo essere stata preceduta e di fatto autorizzata dall'americana CNN. Ma la storia del Covid-19 è appena all'inizio.